dedicato alle donne. Il tempo passa, la vita avviene, le distanze separano, i bambini crescono, i lavori vanno e vengono, l'amore scolorisce o svanisce e gli uomini, purtroppo, non sempre fanno quello che noi speriamo. Così, i cuori si spezzano, i colleghi dimenticano i favori, le carriere finiscono. Ma un'amica, se davvero è tale, non è mai così lontana da non poter essere raggiunta, sebbene possa capitare a volte di infrangere le regole e di non ritrovarsi a camminare di pari passo per qualche tempo. Questo messaggio mi è arrivato con la clausola di passarlo a tutte le donne che almeno una volta, o più, mi hanno aiutata a sorridere. Fallo anche tu. Alle tue amiche di ieri e a quelle di oggi. Quando ero bambina pensavo che l'amica fosse una sola, l'amica del cuore. Crescendo ho capito che si possono avere tante amiche. Di una hai bisogno quando hai problemi sentimentali, di un'altra quando hai problemi con la tua mamma, ad un'altra parlerai dei tuoi figli e delle tue attività, poi ce n'è una per bere un caffè, andare al cinema, fare shopping, oppure scherzare, ridere insieme. Forse per qualcuna tutte queste personalità sono concentrate in un'unica donna, per altre sono diverse. Una è della quinta elementare, una delle superiori, un'altra ancora dell'università. Qualcuno risale al periodo di un lavoro ormai finito. Altre volte è la tua mamma, la tua vicina di casa, o tua sorella, o forse tua figlia. Non importa se è stata la tua amica per 20 minuti o per 20 anni. L'essenziale è che tu l'abbia sentita vicina in una particolare circostanza della tua vita, perché la solidarietà femminile è una forza invincibile. Persino gli uomini, sì, gli uomini, lo sanno e la temono.